Ciao amici, ho tra le mani uno strumento utilissimo, due in uno, da tenere in auto. È sia avviatore di emergenza sia compressore. Ha dimensioni contenute, è alimentato da una batteria ed è quindi portatile. Tra poco lo metteremo alla prova sia nell'avviare un'auto a cui avrò rimosso la batteria, sia nel gonfiare una gomma. Ma prima vediamo il contenuto della confezione e le caratteristiche tecniche. La confezione è essenziale, ma il contenuto è ben protetto. Troviamo il jump starter compressore, cavo di ricarica per la presa di casa, cavo di ricarica per la presa accendisigari dell'auto, le due pinze per la batteria, i tubi sono due, quello fissato al compressore ha un ugello adatto per il gonfiaggio degli pneumatici. Gli possiamo avvitare il secondo tubo che monta un ugello diverso. Troviamo infine altri quattro diversi tipi di ugelli che possiamo avvitare direttamente al tubo principale. Troviamo quello per gonfiabili da spiaggia come salvagente, canotti e materassini. Quello ad ago adatto per i palloni. Questo va bene per i palloncini. L'ultimo è per le ruote della bicicletta. Troviamo il manuale delle istruzioni non in italiano. Una spazzola metallica. È presente infine una comodissima sacca in cui possiamo riporre lo strumento e tutti gli accessori. Passiamo alle caratteristiche tecniche. Cominciamo dalle pinze, segnalo che i denti sono di rame. Possiamo stare tranquilli, non rischiamo di fare errori nel collegamento del connettore. Non rischiamo quindi di invertire la polarità. Questo perché l'attacco del polo positivo, questo, ha una forma diversa rispetto all'attacco del polo negativo. Al rovescio quindi non entra. Mettiamolo nel verso giusto. Ed ecco qua. La struttura di questo car jumper compressore è di plastica. L'assemblaggio è molto buono, è voluminoso, il peso è di circa 1,3 kg. Va bene per l'auto, difficilmente potremo portarlo con noi in moto. Nella faccia superiore è presente un manometro con scala in bar e PSI. Il pulsante serve per accendere il compressore, ma prima dobbiamo accendere lo strumento premendo il pulsante nero. Di fianco al pulsante nero troviamo due porte USB standard di tipo A, entrambe da 5 volt, una da 1 ampere, l'altra da 2,1 ampere. Possiamo usarle per ricaricare smartphone e altri dispositivi. La presa è di input, serve per la ricarica dello strumento. Possiamo usare sia l'alimentatore con spina adatta per le prese di casa, sia quello da auto. Troviamo infine un display con il livello di carica residua. Sulla sinistra sono presenti due torce LED. Teniamo premuto il pulsante nero per accenderle. Premendolo di nuovo, possiamo passare ad altre due modalità, SOS e lampeggiante. Lo strumento si spegne da solo dopo qualche minuto di inattività. Sotto le torce troviamo il connettore per le pinze, lo abbiamo già visto. Quattro gommini di gomma alla base assicurano un ottimo grip e stabilità. Bene, siamo pronti per la prova. Ho tolto la batteria della mia auto.
colleghiamo le pinze allo strumento, pinza rossa per il polo positivo, quello col più, pinza nera per il polo negativo, quello col meno. Mi raccomando, non fatele toccare. Accendiamo l'avviatore premendo il pulsante nero, provo a girare la chiave, vediamo cosa succede. Benissimo, si è accesa al primo colpo, perfetto. Ok, facciamo una seconda prova. Ottimo! Non c'è due senza tre. Spengo. Fenomenale, molto bene. Sgonfiamo un po' questo pneumatico. La valvola è una comunissima Schrader, la montano di fatto tutti gli pneumatici per auto. Colleghiamo il compressore, non servono adattatori. Il manometro rileva che la pressione è di 5, 10, 15 PSI. Vediamo quanto tempo occorre per portarla a 5, 10, 15, 20, 25, 30 PSI. Accendiamo con il pulsante nero, pulsante rosso. Bene, ho fatto un po' di più di 30 PSI. Ha impiegato 2 minuti e 50 secondi. Per essere un modello a batteria è particolarmente veloce. Molto bene. È consigliato fare una pausa di 5 minuti ogni 10 minuti di utilizzo del compressore per consentirgli di raffreddarsi. Ripetiamo la prova con una bicicletta. Sgonfiamo lo pneumatico. In questo caso serve l'adattatore. Ok, 30 PSI va benissimo, perfetto. In conclusione, questo è senz'altro uno strumento che consiglio di tenere in auto. Possiamo usarlo sia per avviare l'auto se abbiamo problemi con la batteria, sia per gonfiare gli pneumatici. I 4 gelli inclusi nella confezione permettono di gonfiare di tutto. Include anche una torcia molto luminosa con 3 diverse modalità di funzionamento. È pratico e semplice da utilizzare. La struttura è solida, i materiali sono di qualità. Lo possiamo ricaricare a casa o in auto. L'avvio dell'auto è garantito anche senza batteria ed è veloce nel gonfiare le gomme.